pratica e concreta che noi ponevamo come, ripeto, perplessità è il fatto che si dedichino forze in una situazione di scarsità, come spesso viene ripetuto, e di comunque numerose emergenze nelle periferie, nel traffico cittadino, soprattutto nelle fasce serali in cui ovviamente il controllo è minore, che si dedichino forze a contare le presenze di ragazzi o di chiunque voglia stare nelle piazze del centro la sera, ci sembrava quantomeno come dire, singolare, e volevamo capire, uno, ovviamente, se questa cosa risponde agli indirizzi della Giunta, quindi se ne fosse a conoscenza, questo proprio perché si dice di far seguito a una richiesta del Questore, e due, qual è l'obiettivo di fondo a cui si vuole rispondere con questo tipo di ordine di servizio. Prego, Assessore. Dunque sì, allora cerco nel breve tempo che ci è concesso di rispondere. Allora, naturalmente sì, al di là appunto del linguaggio che basta vedere anche molti film, no, sono, ognuno ha il suo linguaggio, no? Insomma, è un modo proprio di esprimersi che magari non è quello corrente perché è un, come dire, un gergo tecnico utilizzato all'interno di una organizzazione. La questione riguarda appunto non tanto il contare le persone nel centro, ma appunto svolgere un monitoraggio così come richiesto dal prefetto e dal questore, finalizzato appunto ad avere un monitoraggio, quindi un po' più che semplicemente un'idea delle persone che nella notte si recano nel centro della città. Questo tipo di attenzione credo proprio data anche dal nuovo prefetto, che non ha, secondo, a parer mio, un'idea, non è il controllo come si può intendere, come diceva Ricci, ma è proprio anzi di avere chiarezza del problema per avere su questo poter essere, come dire, avere un quadro esatto della situazione e quindi monitorarlo nel modo più possibile. Naturalmente non vuol dire mandare del personale a contare, ma vuol dire appunto all'ispettore, ai coordinatori, di avere nelle relazioni di servizio anche un dato, che è un dato ovviamente statistico approssimato, delle presenze nel corso dell'anno. Quindi il fatto che poi sia un controllo, beh, certo, se lo chiede il prefetto è un controllo, non è politica, diciamo, non è un indirizzo con il prefetto, attua questo così come il questore. D'altra parte, come sapete, la polizia municipale è dipendente sì dal sindaco in quanto, diciamo, come dire, personale dell'ente locale a tutti gli effetti, ma risponde comunque sia al prefetto, al questore, che possono utilizzare il personale della polizia municipale con ordinanze proprie. E sono d'accordo, potrebbero essere, faccio un esempio banale. Le partite di calcio, quando sono le partite di calcio, è il questore che dispone i servizi per tutte le forze dell'ordine, compresa la polizia municipale. Quindi fa parte di quella, diciamo, di quell'ordinamento dove vede il corpo della polizia municipale anche a disposizione del questore come forze dell'ordine. Per quanto riguarda un'aggiunta che vorrei fare invece io, riguarda il fatto che, se vi ricordate, quando abbiamo deliberato nel Consiglio quel regolamento che prevede la possibilità di limitare le nuove aperture nel centro di locali di somministrazione e che poi come giunta abbiamo individuato le aree, il presupposto della norma è proprio quello di avere relazioni delle forze dell'ordine rispetto alla presenza e alla quantità di persone il cui aumento di numero, più o meno raramente, non mi ricordo la norma, ma insomma, creerebbero dei problemi. Quindi è importante nel momento in cui abbiamo da un lato quelle relazioni e dall'altro lato che andremo a chiedere relazioni analoghe allo scadere di quel periodo previsto dalle delibere, avere poi delle relazioni che ci dicano qual è il fenomeno e come si svolge. Quindi avere questo monitoraggio
è anche necessario a supporto degli atti approvati poi dal Consiglio e dalla Giunta. Ecco, quindi questo è qua. Consigliere Ricci, prego. Io ringrazio l'assessore per la risposta, però devo dire che non ho capito fino in fondo bene quello che si chiedeva, cioè da dove ha origine questo tipo di ordine di servizio, o meglio, l'assessore ha risposto sicuramente, però creando un quadro che in qualche modo complica ancora di più la situazione, nel senso intanto si è introdotta la figura del prefetto che da questo ordine non compariva, e quindi in realtà è vero sì che come dire, non è una scelta politica, però è anche vero che come dire, la prefettura è un organo che risponde alla politica, e quindi in qualche modo si può ricondurre, diciamo, questo tipo di ordine di servizio all'interno di quella strategia sulla quell'approccio, diciamo, alla sicurezza, all'ordine della sicurezza in città, che ovviamente noi abbiamo sempre contrastato e continuiamo a contrastare. Poi però si dice anche che serve al comune per monitorare certe scelte fatte. Ora, sinceramente, come questo possa essere fattibile con delle telecamere ambientali che insomma danno indicazioni un po', come dice anche la stessa assessore, piuttosto approssimative sui flussi e sulle presenze, devo dire mi sfugge, però probabilmente a causa della scarsa conoscenza tecnica dell'argomento, non credo, però può darsi. Io devo dire, rimango perplesso, ripeto, non tanto del singolo ordine di servizio che ci interessa fino a un certo punto, ma del segnale che dà di un certo tipo di strategia, un certo tipo di strategia che viene portata avanti anche con le varie ordinanze che emanano provvisoriamente e poi vengono prorogate e poi vengono estese nel territorio, come quelle antibivacco che interessano la zona della stazione, che vengono estese, cioè è diciamo all'interno di un approccio, e mi pare di capire la risposta dell'assessore che questo ordine di servizio si inserisca a tutto tondo in questo tipo di approccio, che purtroppo mira a rispondere a certo tipo di di richieste securitarie di un certo tipo riguardanti il centro e alcune zone, e non a tutelare la sicurezza dei cittadini, che al nostro punto di vista, ma i dati lo dimostrano, richiederebbe ben più attenzione ad esempio sulle questioni del traffico automobilistico, che è uno dei principali fattori di insicurezza reale, di danno poi fisico alle persone. Quindi su questo invitiamo ancora una volta a una riflessione. Grazie, consigliere Ricci.